Dopo 2 anni è tornata la notte bianca a Cerenova per le vie di Sergio Angelucci, la strada principale della frazione balneare. Mercatini, food e animazione musicale sono stati i protagonisti dell'evento che ha visto la partecipazione di molto pubblico. Sono soddisfatto perché anche questa parte di economia sta ripartendo, perché i mercatini, credo che i commercianti ambulanti siano quelli che hanno sofferto in maniera più importante per quanto riguarda proprio la parte fermo per il Covid-19, ma non solo, anche i gruppi musicali da strada, anche loro hanno avuto grandi difficoltà, insomma. Quindi sono soddisfatto, vedo tanta gente, comincia ad arrivare, del resto è notte bianca, quindi speriamo, insomma, che sia una giusta ripartenza per il territorio. La festa ha permesso a molte persone, soprattutto villeggianti, di trascorrere una serata in allegria. La manifestazione, devo dire che la notte bianca di Cerenova è andata molto bene, c'è stata molta partecipazione di pubblico e il pubblico ha trovato quello che cercava, un mercatino di qualità, i giochi per i bambini, street food e divertimento per passare una serata all'aperto in quest'estate caldissima.